In questo tutorial ti farò vedere come attivare la firma remota con OTP Mobile. La procedura richiede azioni simultanee dal computer e da dispositivi mobili, sui quali è installata l'app Aruba OTP. Per rendere la procedura più semplice, ti consiglio di eseguire la procedura dal computer. Attendi la mail di conferma attivazione, contenente il codice utente e il link diretto alla procedura di attivazione. L'attivazione della firma remota deve essere effettuata entro e non oltre 12 mesi dalla ricezione dell'email. Diversamente dovrai procedere con un nuovo acquisto. Clicca su Attiva la tua firma qui nell'email. Inserisci il codice fiscale dell'intestatario della firma e il codice segreto ricevuto tramite SMS sul numero di cellulare registrato in fase di ordine. Se non hai ricevuto l'SMS, clicca qui su Invia nuovo. Bene, procedi. In questa schermata devi scegliere un nome utente e la password che utilizzerai per firmare i tuoi documenti. Ok, clicca Procedi. Il sistema conferma che la firma remota è stata attivata, ma ancora ti manca uno step fondamentale per poter effettivamente considerare la procedura terminata. Quindi vai su Procedi e configura OTP. A questo punto, per concludere l'attivazione della tua firma, scarica e configura l'app Aruba OTP sul tuo dispositivo mobile, smartphone o tablet. Ah, non chiudere questa schermata del computer. Adesso abilita il checkbox «Ho installato l'applicazione Aruba OTP sul mio dispositivo» e poi procedi. Apri l'app Aruba OTP sullo smartphone. Tocca Account OTP. Adesso attiva Account OTP. Se in precedenza sono stati già configurati altri account, tocca l'icona più posta in basso a destra. Seleziona l'icona QR Code qui alla destra del campo codice di attivazione e inquadra il QR Code che vedi nella schermata del computer. In alternativa, puoi inserire manualmente il codice di attivazione visualizzato sul PC. Però ti consiglio di scannerizzare il QR code, è più veloce e i campi restanti verranno compilati automaticamente. In caso di inserimento manuale, nel campo descrizione ti consiglio di inserire il nome utente di firma remota. Poi tocca Attiva. Il codice di attivazione deve essere inserito entro 20 minuti, dopodiché è necessario attendere 30 minuti per ripetere la configurazione con un nuovo codice generato in automatico dal sistema. Nel caso in cui il codice di attivazione risulti errato, dal menu Impostazioni del tuo dispositivo mobile su cui è installata l'app Aruba OTP, verifica che data e ora del fuso orario sia impostata su automatiche. Se continui ad avere problemi, ripeti l'operazione utilizzando la connessione dati del dispositivo mobile, disattivando eventuali reti Wi-Fi private. Quindi adesso puoi tornare alla schermata del computer e clicca Procedi. Nel campo OTP inserisci il codice OTP generato con l'app. Se vuoi ricontrollare il codice, clicca sull'icona dell'occhio, poi clicca nuovamente su Procedi. La configurazione del dispositivo è stata completata con successo. Adesso puoi utilizzare la firma remota mediante il software Aruba Sign o l'app Firma Digitale Aruba, inserendo il nome utente, la password e un codice OTP generato con l'app Aruba OTP.